Latini Terme, dove sono in corso le finali delle razzegne nazionali di pallacanestro. Ricordiamo che hanno partecipato 36 squadre divise in 6 campionati, rispettivamente amatori maschili, femminili, over 40, Coppa Italia, under 16 e under 18. Vi salutiamo dal campo di Ponte Buggianese e andiamo ad incontrare i giocatori e i dirigenti. Benissimo, incontriamo quindi i dirigenti e i giocatori e i coach. E vi chiediamo per favore, partiamo direttamente da coach, un commento sulla gara. È stata sicuramente una bella gara tra due squadre che hanno, penso, fatto vedere che tutto sommato la pallacanestro anche fino al terzo quarto posto se la sono giocata fino alla fine. Poi abbiamo perso, ma questo ci può stare. Ok, di che territorio è? La Spezia, Liguria. E invece un commento sull'anno 2017-2018 del campionato? Beh, oggettivamente non ci possiamo lamentare, visto che abbiamo vinto di fatto tutto tranne che i campionati nazionali, quindi diciamo il commento è assolutamente positivo. Poi un bel gruppo che ha soddisfatto la prova e i risultati che abbiamo ottenuto. Grazie a te. Siamo direttamente al giocatore, tu sei? Alessio, siamo un canestro per te, associazione Onlus. Abbiamo vinto, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, è stato una 3 giorni intensa. Perché io sono quello giovane, ne ho 37, tutti gli altri potevano tranquillamente farlo per 40. Giocare anche oggi alle 9:30 è stata tosta, però è andata bene, dai. E invece anche per te ti chiedo un commento sulla stagione. Ah, è stato ottima, abbiamo vinto il titolo a quello regionale, siamo venuti qui, abbiamo vinto 2 partite, eravamo venuti per la gita, ci è capitato anche di mettere qualche punto in cascina, quindi assolutamente positivissimo. Benissimo, ti ringrazio tanto. Incontriamo quindi i dirigenti, partirei direttamente con il presidente Andrea Brevini. Mi piacerebbe ricevere anche da parte tua un commento su questi 4 giorni di pallacanestro. Più di 60 partite, questa è la finale, ma oggi sì, abbiamo giocato altre 8 finali e le squadre si sono divertite. Pallacanestro, cosa vogliamo di più? Lo sport più bello del mondo. Stiamo lavorando per la location del prossimo anno, speriamo di avere anche sempre più squadre, sempre più arbitri, sempre più gente che guarda la pallacanestro e divertirsi insieme. Ringraziamo il responsabile nazionale dell'attività e ci spostiamo verso un altro dirigente, Fabio Parandi, che è responsabile della pallacanestro nazionale. Ti piaceva raccontare e ricevere da parte tua un commento su questi 4 giorni di pallacanestro? Ma un commento sicuramente molto positivo. Sono state 4 bei giorni di partite, di divertimento credo per tutti. Sicuramente vedo che i ragazzi anche giocano, sono felici, vedo un bel ambiente, un bel clima e anche da parte nostra, per cui dello staff, dell'organizzazione, gli arbitri, abbiamo lavorato tanto, però ci siamo anche tanto divertiti, per cui si viene qua per questo, poi soprattutto per far divertire gli altri, anche per divertirci. Se non c'è questo concetto del divertimento non avrebbe senso. Ok, un'altra domanda invece, un pronostico per il prossimo anno? Il pronostico, difficile fare pronostici, insomma l'idea è quella di cercare di fare sicuramente almeno quello che abbiamo fatto quest'anno. Poi cercheremo, ne parleremo nei prossimi giorni, di fare magari qualcosa che possa in più rispetto e anche meglio, in modo da poter attirare ancora più persone che vengano a giocare alle nostre finali. Ci lavoriamo, speriamo di avere qualche buona idea tutti insieme e che sia poi apprezzata poi dai giocatori di pallacanestro WISP che ci sono in giro per l'Italia. Ringraziamo Fabio, che ricordiamo essere responsabile nazionale della pallacanestro. Sindaco. Allora, mentre si svolge la gara, abbiamo la fortuna di incontrare qui il sindaco. Prego. Bene, anche da lei per favore un commento su questi 4 giorni di pallacanestro. Anche quest'anno WISP ha scelto il territorio di Montecatini e della Val di Nievole utilizzando gli impianti
e ovviamente siamo ben lieti di ospitarli anche a Pontebugianese, un impianto che è un'eccellenza all'interno del panorama toscano, uno dei pochissimi impianti condizionati sotto i 500 posti, un impianto con una struttura en parquet che ben si confà alle esigenze della pratica sportiva della pallacanestro.